Un buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo tornando sulla vicenda riguardante Rigopiano perché la giunta regionale ha decretato che l'Abruzzo si costituirà parte civile nel processo relativo al crollo dell'hotel. L'ente però dovrà anche difendersi nei procedimenti penali al Tribunale di Pescara e a quello dell'Aquila. Tutti i particolari nel servizio di Giuseppe Dintino. Nel processo per la tragedia dell'hotel Rigopiano, la Regione Abruzzo si costituirà parte civile. Riunita ieri pomeriggio a Pescara, la Giunta regionale ha incaricato l'avvocato Nicola Pisani relativamente alla costituzione di parte civile in nome e per conto della Regione Abruzzo. La scelta è stata presa al fine di ottenere il risarcimento, si legge in una nota stampa della Giunta, di tutti i danni derivanti all'immagine e al patrimonio dell'ente e imputabili a quanti il Tribunale dovesse riconoscere responsabili. Tali eventuali responsabili, così, qualora condannati dal Tribunale, dovranno risarcire anche l'istituzione regionale, oltre che i familiari delle vittime e i sopravvissuti. È un doppio mandato, però, quello conferito a Pisani. Il penalista dovrà rappresentare la Regione Abruzzo anche in veste di avvocato difensivo. La Regione, infatti, dovrà difendersi nei processi innescati dai familiari delle vittime. Si tratta del procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Pescara, nell'ambito del quale l'amministrazione è citata quale responsabile civile di tutto ciò che è conseguito al crollo del resort, ma anche nei giudizi pendenti dinanzi al Tribunale dell'Aquila. La costituzione di parte civile ha generato diversi malumori all'interno della maggioranza di governo. Alcuni consiglieri di centrodestra, infatti, avrebbero evitato l'ingresso sotto questa veste nei procedimenti giudiziari, considerando che tra gli indagati ci sono diversi dirigenti regionali ancora in carica. Tra tutti, a promuovere con fermezza l'azione, è stato il governatore Marco Marsilio, esponente di Fratelli d'Italia, che ha così avuto la meglio sul resto della coalizione. Un nuovo terremoto sta per abbattersi sugli sfollati teramani. La Protezione Civile ordina a tutti i terremotati ospiti in strutture alberghiere di lasciare gli hotel entro il 27 febbraio prossimo. Per quella data gli sfollati delle case popolari dovrebbero entrare nei nuovi appartamenti appena acquistati dall'Ater Teramo, mentre tutti gli altri dovranno optare per l'autonoma sistemazione. Tania Bonnici Castelli. Le lettere che in questi giorni i comuni del cratere Teramano, su indicazione della Protezione Civile, stanno inviando agli sfollati interessati, hanno creato panico e preoccupazione tra i terremotati che ancora vivono fuori casa. Le missive si riferiscono alla scadenza per la presentazione della domanda al fine di continuare a beneficiare o richiedere il contributo di autonoma sistemazione o ospitalità alberghiera. Per il CAS la scadenza è fissata per martedì 27 marzo 2020, mentre per l'ospitalità alberghiera la scadenza è alle porte, lunedì 17 febbraio. A preoccuparsi tantissimo, anche per la poca chiarezza della PEC che hanno ricevuto, sono soprattutto quegli sfollati teramani che vivono in hotel e che dovrebbero lasciare gli alberghi nel giro di pochi giorni. Ma per andare dove? Nell'ordinanza del capo compartimento della Protezione Civile dell'Aquila si legge che entro e non oltre il 27 febbraio prossimo i nuclei familiari devono optare inderogabilmente per l'autonoma sistemazione, altrimenti la retta dell'albergo sarà a loro carico. Vincenzo Rivera, direttore dell'Ufficio regionale per la ricostruzione, contattato per chiarimenti, spiega che l'assistenza presso strutture ricettive è assicurata esclusivamente in favore dei soggetti in attesa di un'unità immobiliare. Il riferimento è agli immobili recentemente acquistati dall'Ater Teramo per gli sfollati delle case popolari, circa 700 persone. La data dunque del 27 febbraio è quella entro la quale dovrebbero trasferirsi nei nuovi appartamenti. Amarezza, rabbia e terrore sono i sentimenti che stanno provando tutti gli sfollati ancora in hotel sulla costa teramana dopo 3 anni dal sisma. Molti nuclei familiari con minori, quasi tutti pendolari. Attilio Falchi, terremotato e residente in un albergo a Giulianova, lancia un appello accorato su Facebook. Con la ricostruzione ancora praticamente ferma, gli sfollati della provincia di Teramo ospitati in hotel sono migliaia e la maggior parte di loro non è ancora a conoscenza di queste nuove disposizioni. Ci chiediamo, il 27 febbraio dove andremo? Cosa sarà di noi? Cronaca adesso, i carabinieri dell'Aquila hanno denunciato 5 rumeni che la scorsa settimana, proprio nel capoluogo, hanno rubato in diverse officine meccaniche. Daniela Rosone.
I carabinieri dell'Aquila hanno denunciato 5 cittadini rumeni per furto, ricettazione e possesso ingiustificato di grimaldelli. È stata recuperata anche la rifurtiva per circa 10.000 euro che era stata trafugata nei giorni scorsi da alcune officine meccaniche a Bazzano. Le indagini sono state svolte nel territorio del comune dell'Aquila e in quello del comune di Tivoli, luogo di residenza dei soggetti denunciati. In particolare, sabato notte, i carabinieri della stazione dell'Aquila, nel corso di un mirato servizio di contrasto dei reati contro il patrimonio svolto nella periferia cittadina, hanno individuato, fermato e controllato 3 uomini di nazionalità rumena che si aggiravano con fare sospetto a bordo di un furgone bianco. Le attività di verifica e perquisizione hanno permesso di rinvenire nella disponibilità dei 3 numerosi arnesi di scasso. Considerato quanto accaduto, i 3 cittadini rumeni sono stati accompagnati presso gli uffici del comando provinciale e sono stati denunciati in stato di libertà per il possesso ingiustificato degli arnesi da scasso che sono stati sequestrati. Successivamente le attività di indagini sono proseguite nel territorio di Tivoli, luogo di residenza dei denunciati, dove i carabinieri dell'Aquila, sono intervenuti il nucleo operativo radiomobile e anche le stazioni dell'Aquila e Paganica, hanno effettuato diverse perquisizioni nelle abitazioni e altri luoghi nella disponibilità dei 3, ritenuti essere gli autori dei furti perpetrati ai danni di 2 officine meccaniche nella zona industriale di Bazzano. Le attività ispettive, condotte con l'ausilio dei carabinieri della compagnia di Tivoli, hanno permesso così di recuperare gran parte della rifurtiva e di acquisire elementi di colpevolezza a carico dei 3 rumeni. Nel corso dell'indagine sono stati identificati e denunciati anche altri 2 soggetti rumeni. A casa di questi è stata rinvenuta infatti altra rifurtiva, riconducibile a furti effettuati in città. Loro sono stati denunciati per ricettazione. Nei prossimi giorni i carabinieri restituiranno la rifurtiva a tutti coloro che avevano fatto denuncia. Cambiamo argomento adesso. Antonio Dintino Pescarese è il nuovo presidente regionale dell'ANCE. Ieri l'elezione e oggi già al lavoro con l'obiettivo di risollevare un settore che viene da anni di crisi. Primo giorno da presidente regionale dell'ANCE per Antonio Dintino, un incarico di prestigio, anche di grande responsabilità. Soprattutto di responsabilità, anche se non tralasciamo il prestigio, ma sicuramente ieri sera i miei amici dell'ANCE, tutti uniti e compatti all'unanimità, hanno votato la mia persona alla presidenza dell'ANCE Abruzzo. È naturale che mi fa piacere, però, come giustamente diceva lei, è una grossa responsabilità. L'edilizia ha bisogno di una sferzata, di un cambiamento di rotta, perché dopo ben 12 anni di crisi abbiamo bisogno di intraprendere nuove strade e strade forse più incisive. Quali sono le urgenze, se così possiamo definirle, in questo momento per l'Abruzzo? L'urgenza per l'Abruzzo sicuramente sono le infrastrutture, sicuramente la ricostruzione e sicuramente è il rilancio del mercato privato. Sono 3 tematiche importanti e dobbiamo anche passare per una destrutturalizzazione del settore, perché dopo 12 anni di crisi, avendo perso 600.000 addetti, abbiamo anche difficoltà. Se c'è una piccola ripresa, dei piccoli vagiti che si sentono, avremo anche problemi a trovare manodopera specializzata. Quindi anche lì è un problema da affrontare seriamente. Lei parlava di infrastrutture, ma in Abruzzo in queste settimane c'è anche l'annoso problema della A14. È un problema questo che si riflette anche sul vostro settore? Purtroppo sì, sia perché anche noi viaggiamo, ahimè, sulle strade per lavorare, ma soprattutto è un problema che ci interessa da vicino perché sono lavori edili, quindi le infrastrutture sono molto importanti. Noi paghiamo questo gap che si parla tanto di privatizzazione, si parla tanto che bisogna che le concessioni tornino allo Stato, ma sicuramente noi vogliamo che le infrastrutture siano adeguate e soprattutto ben gestite. Noi abbiamo assistito a una gestione veramente, veramente vergognosa, perché 20 anni di mala gestio ha fatto sì che ha portato ben 3.500 ponti in Italia ad avere criticità. E vediamo tutti quello che sta succedendo a Silvi e a Pineto. Parliamo di Elfoundry adesso, 18 milioni di investimenti per il 2020 e commesse garantite per i prossimi 5 anni. E quanto è emerso dall'incontro di questa mattina al Ministero dello Sviluppo Economico tra azienda e sindacati per delineare il piano strategico 2020 dopo la cessione del sito ai cinesi di Wuxi. Per FIM CISL, incontro interlocutorio.
18 milioni di investimenti per il 2020 e commesse garantite per i prossimi 5 anni che dovrebbero saturare per circa l'80% la linea di produzione. È quanto annunciato dall'amministratore delegato di El Foundry Marcello D'Antiochia nell'incontro di questa mattina al Ministero dello Sviluppo Economico con le organizzazioni sindacali, nazionali e territoriali di FIM, FIOM e ULM, alla presenza del vice capo di gabinetto del MISE, Giorgio Sorial. L'incontro è arrivato dopo quello dello scorso 1 ottobre, all'indomani dell'accessione del sito avezzanese di El Foundry alla startup cinese Wuxi Semiconductor. L'azienda ha tolto i veli sul piano industriale 2020 annunciando investimenti per lo sviluppo di 43 nuovi prodotti destinati a diversi settori della microelettronica e dell'automotive. Prevista l'intesa con un importante partner commerciale che garantirebbe commesse per i prossimi 5 anni. La D. D'Antiochia ha inoltre dichiarato la volontà dell'azienda di voler anticipare la chiusura dei contratti di solidarietà prevista per maggio 2020. Incontro definito interlocutorio dalla FIM CISL per bocca del coordinatore nazionale Augusto Bisegna e del segretario Antonello Tangreti, soddisfatti per l'intesa con il nuovo partner commerciale, ma che sottolineano l'incertezza rispetto alla saturazione completa della linea produttiva e ai livelli di produttività. Alla regione, si legge nella nota del sindacato, servono strumenti che agevolino la competitività delle imprese, come quelli fiscali che facciano leva sulla riduzione delle aliquote IRAP. La FIM CISL ha inoltre richiesto di continuare a monitorare l'andamento del piano industriale in sede ministeriale ogni 6 mesi. La presentazione del convegno organizzato per il 31 gennaio a Chieti da Confindustria Giovani ANCE ha rappresentato l'occasione per lanciare anche un allarme sullo stato delle infrastrutture nella nostra regione. Paolo Renzetti. L'ANCE e Confindustria organizzano un importante convegno a Chieti per parlare di infrastrutture Abruzzo, che si trova indietro rispetto al resto del paese sotto certi aspetti. Ma sicuramente sì, il problema è nazionale. In Abruzzo non godiamo di una situazione migliore, basti pensare al problema dei giorni d'oggi, cioè quello relativo alla 14, che non è percorribile nella sua interezza, con gravissimi disagi che si ripercuotono sulla comunità e sul sistema anche produttivo. Bisognava forse intervenire nel tempo con una costante manutenzione, che certamente non avrebbe portato a questa situazione. Pensiamo che si debba intervenire sul nostro patrimonio infrastrutturale, perché bisogna capire che le nostre infrastrutture, il nostro patrimonio edilizio in generale, non è eterno, ha un proprio ciclo di vita che si avvia alla conclusione, giacché le nostre opere pubbliche sono state costruite nell'immediato dopoguerra e sono passati oramai parecchi anni. Quindi noi auspichiamo interventi nel settore dell'edilizia che porterebbero benefici sia all'economia in generale, perché sappiamo che l'edilizia è un settore trainante, e sia alla comunità in generale. Abbiamo voluto convocare i principali attori delle istituzioni, compreso del Ministero delle Infrastrutture. Sarà presente il Vice Ministro Margiotta per porre al centro dell'attenzione tutti i problemi legati all'indotto delle costruzioni, al settore delle costruzioni e al riammodernamento delle infrastrutture. Ma io so che ci sono state diverse segnalazioni sui tavoli competenti, segnatamente il Presidente della Regione Marsilio, nonché anche noi come associazioni di categoria. Ci stiamo battendo nelle sedi opportune per far sì che si possa risolvere questo tipo di problematica ingessante e molto penalizzante per la viabilità e per tutti i cittadini. Bisogna capire che rimodernare le infrastrutture e mettere in sicurezza il nostro paese è innanzitutto la cosa primaria per tutti i cittadini, ma legata ad essa c'è anche tutto il settore delle costruzioni, con tutto il suo indotto, che genera un grande impatto sull'economia e sul PIL del nostro paese. Lanciano, si accende il dibattito pubblico attorno all'ampliamento della discarica di Cerratina, per cui ad oggi c'è solo una proposta di perimetrazione. L'assessore al commercio Francesca Caporale esprime la posizione di Articolo 1. Non siamo contrari alla discarica, ma deve essere pubblica. Vediamo. Articolo 1 non è contrario all'ampliamento, ma la discarica deve essere pubblica. È quanto dichiara Francesca Caporale, referente del partito nella giunta comunale di Lanciano. L'assessore con delega alle attività produttive, commercio, agricoltura e mobilità ha espresso la posizione della componente di sinistra dell'esecutivo del sindaco Pupillo all'assemblea convocata in Confindustria dal gruppo di imprenditori di Cerratina, che non vuole l'ampliamento dell'impianto. Siamo consci del fatto che sia assolutamente necessaria per scongiurare il pericolo di un termovalorizzatore in Abruzzo. Questo però non vuol dire che sia necessario esclusivamente un ampliamento.
La nostra idea è quella di poter creare una discarica ex novo che possa essere in questa maniera gestita direttamente da Ecoland e non attraverso il concessionario che ad oggi gestisce Cerratina. In questa maniera la filiera dei rifiuti potrebbe concludersi interamente all'interno della nostra partecipata e far sì che soltanto i comuni aderenti al consorzio conferiscano all'interno della discarica stessa. È una posizione che comunque deve tutelare quello che è il nostro territorio, visto anche che le nostre norme di attuazione sono vietate nuove discariche, ma un ampliamento che vada a raddoppiare l'attuale metratura comunque non è un minimo ampliamento, ma una discarica ex novo di fatto. Ad oggi, come è stato chiarito più volte dal presidente Ecoland Massimo Ranieri, non c'è ancora un progetto definito per l'ampliamento della discarica di Cerratina. Esiste solo la perimetrazione indicativa dell'area che si estende per circa 20 ettari verso il confine di Lanciano con Mozzagrogna. L'argomento non è stato ancora oggetto di discussione all'interno della maggioranza di Palazzo di Città, ma l'avvio di un dibattito è stato richiesto anche da Progetto Lanciano. Articolo 1 cosa dice? Anche noi vorremmo si aprisse una discussione, anche perché il progetto non è stato ancora presentato in tutte le sue definizioni. Non è un punto di rottura, non è un modo per contrapporsi e fare il bastian contrario, ma un modo per discutere su quello che sarà il futuro dei prossimi decenni della nostra città. L'amministrazione comunale di Chieti ha illustrato alcune iniziative riguardanti l'organizzazione del cimitero comunale. A causa della mancanza di loculi è comunicato lo stato di avanzamento dei lavori del nuovo cimitero di Chieti Scalo. Previste novità per quanto concerne i servizi cimiteriali nella città di Chieti, assessore Di Felice, è così? Sì, ci troviamo in una situazione emergenziale e quindi prima che succedano dei problemi vogliamo fare in modo che siamo certi che nessun problema possa avere la cittadinanza. È chiaro che il provvedimento che andiamo a attuare sembra pesante, però è garanzia per tutti quelli che adesso hanno i loculi e che non perderanno nessun diritto, ma dovranno, a seguito del l'approvazione in giunta della determina, rilasciare per qualche tempo, se necessario, i loculi che andremo a richiedere. Per quanto riguarda invece la situazione di Chieti Scalo, ci saranno delle novità? Su Chieti Scalo dovrebbe partire ormai in modo imminente l'inizio dei lavori, è quello che ci condiziona, cioè nel senso che se il cimitero di Chieti Scalo fosse partito nelle tempistiche previste nell'appalto e fosse già in corso di attuazione, la problematica dell'emergenza non ci sarebbe. Il problema è questo, che come assessore ho premuto al dirigente affinché accelerasse le spinte per poter far avviare i lavori. C'è stata la consegna dei lavori all'impresa che deve seguire gli stessi, però non c'è ancora l'avvio. Io ho chiesto con forza affinché questa cosa avvenga. È chiaro che in questo momento la situazione è critica perché abbiamo solo 8 loculi a disposizione, e 8 è un numero minimale, e tenete conto che su Chieti muoiono complessivamente sui 550 persone all'anno, di queste fortunatamente l'85% è provvisto già di loculi personali o di cappelle o di tombe a terra, però il 15% rimanente, che sono sugli 80-85 persone, devono essere per forza tumulate perché la legge prevede. E quindi dobbiamo assolutamente garantire questo servizio. Apriamo adesso la pagina dello sport, partiamo dalla Serie B e dal Pescara. Missione mercato a Milano per il presidente del Delfino Daniele Sebastiani e per il direttore Antonio Bocchetti. È ufficiale il rientro per fine prestito dal Catanzaro del difensore Edgar Elizalde. Intanto nella seduta di questa mattina era presente il giovane attaccante Nicolas Belloni, classe 2001, argentino cresciuto nel River Plate. Lavora a parte per Castanos, Di Grazia e Busellato, assente Castrati che è andato a Trapani. Dopo l'allenamento abbiamo ascoltato il centrocampista Ledian Memushai. Ledian Memushai, un ritorno alla vittoria del Pescara, una gran prova contro il Pordenone, come si spiega questa metamorfosi? Sì, è una bella vittoria, però dove bisogna continuare, perché lunedì abbiamo una partita importantissima dove se si vince si può dare grande risalto anche alla vittoria col Pordenone. Ecco, con le Grottaglie cosa è cambiato? No, è cambiato... Forse ora siamo un po' più spensierati, giochiamo un po' tranquilli, solo quello. Ecco, la cosa che ha sorpreso è proprio la continuità che ha avuto il Pescara. Bel gioco, ma proposto per tutti i 90 minuti.
Sì, però devo dire che abbiamo fatto anche altre gare belle come Benevento, Pisa, Empoli, quindi bisogna continuare, bisogna dare continuità. Ecco, appunto, il Cosenza è una squadra che sarà affamata di punti perché è in bassa classifica, c'è un Braglia che probabilmente si gioca la panchina, cambierà anche il tipo di avversario che incontrerete. Sì, rispetto a Pordenone magari troveremo una squadra un po' più chiusa, una squadra dove ci lascerà pochi spazi, però bisogna approfittarne anche di quei pochi spazi per far male. Ecco, bisogna anche tornare a fare risultati importanti all'Adriatico, manca un po' la grande prestazione in casa, ormai sono forse più di 2 mesi. Sì, è un peccato perché... Come si spiega? Non lo so come si spiega, è un peccato solo perché in casa abbiamo sempre fatto bene rispetto alle ultime 4-5 partite, quindi è sempre stato un nostro fortino e deve ritornare ad essere quello. Obiettivo playoff? No, obiettivo lunedì sera. Senti Rejan, tornando un attimo indietro, c'è qualcosa che ti ha dato fastidio, che hai sentito di quella vicenda che ti ha interessato in prima persona con Zauri, qualcosa che ti ha dato fastidio e che invece non era effettivamente vero, perché noi la tua versione non l'abbiamo mai ascoltata? Infatti è quello che hanno parlato tutti, ho letto tante cose, però l'unico che non ha mai parlato sono stato io. Ecco, cosa ci puoi chiarire? No, lasciamo stare, ora è importante la partita di lunedì, non è importante quello che è stato, però si sono dette tante cose dove di vero c'era veramente pochissimo. Cioè tu non hai mai pensato di andare via da Pescara in pratica? No, ma io sto bene qua, non vedo il motivo. Sul rapporto con Zauri ai tempi? Ma quello purtroppo fa parte del calcio, ho sbagliato perché non dico, però ho sbagliato e ho pagato. Però una cosa voglio dire, poi basta, che quella sfuriata non era per la sostituzione, perché alla fine ho sempre giocato, dopo 2 giorni c'era un'altra partita, quindi non c'era modo di arrabbiarmi perché sono stato perché sostituito. Anche perché mancava poco, vincevamo e fra 1 giorno e mezzo c'era un'altra partita. Ma a volte penso che non c'è bisogno di chiarirsi, penso che a volte ognuno deve fare, io devo dare il massimo, devo fare il mio lavoro e dare il massimo e lo stesso anche gli altri, non c'è bisogno a volte di chiarirsi per forza, l'importante è che ognuno dà il massimo e basta. Andiamo in Serie D adesso, cambio in panchina per la Vastese che ha ufficializzato Massimo Silva al posto di Marco Ameglia. Per il tecnico biancorosso si ripartirà dalla difesa 3 per poi sviluppare un gioco che consenta agli aragonesi di cambiare marcia. Lo ascoltiamo ai microfoni di Vasport. Beh, devo dire che ho avuto un bel impatto sia con la squadra, soprattutto con i collaboratori qui della società. Mi è piaciuto molto, quindi ho tanto entusiasmo e tanta voglia di fare, perché calcio per me è anche un piacere, quindi speriamo di fare bene. Beh, ora ci devo lavorare un pochino, chiaramente conosco i giocatori, ho visto qualche volta la squadra, però qualche idea ce l'ho e quindi sicuramente cercheremo anche fuori casa, ma non solo in casa, di dare battaglia, però secondo me dare battaglia non è solo sul lato caratteriale, ma cercare proprio di fare anche la partita e per cercare di vincere sempre. D'altronde questo è l'obiettivo del calcio. Di base ho sempre quest'idea, anche se poi cambia molto, no? La difesa 3 è basilare, io vedo che nel calcio ad alto livello si gioca molto così, certo poi poter variare questo 3-5-2 e arrivare magari a giocare tipo 3-4-3 dell'Atalanta o della Lazio, fare queste cose sarebbe molto bello, però la cosa basilare è comunque la difesa 3 con dei correttivi, diciamo. Non è stato chiesto niente, però e naturalmente io valuto, credo che sia una buona squadra, ci sono dei buoni giocatori di categoria e poi dobbiamo guardare alto, dobbiamo puntare alto, mantenendo sempre l'umiltà che ci vuole nel calcio, nel preparare le cose, però dopo quando si va in campo bisogna giocare per l'obiettivo massimo.
Sempre in Serie D, non una bella prova per il Notaresco, che comunque ha strappato un pareggio prezioso ad Avezzano. Il risultato ha permesso di mantenere il più 8 in classifica sul Matelica. Al Dei Marsi la rete del definitivo 1-1 è stata segnata dal giovane Niccolò Cancelli alla sua seconda marcatura stagionale dopo quella realizzata con il Chieti. Lo ascoltiamo al microfono di Andrea Costantini. Niccolò Cancelli, secondo gol in campionato, un altro gol bello e pesante. Sì, sicuramente ha aiutato la squadra a reagire dopo un gol dell'Avezzano. Comunque siamo stati bravi a non mollare, perché il gol ci poteva tagliare le gambe su un campo difficile, perché l'Avezzano ha giocato una grande partita. Sapevamo che erano in grossa difficoltà, ma oggi non si è vista per niente questa cosa, però noi usciamo da qui con grande consapevolezza, perché comunque sono state due trasferte abbastanza complicate su due campi che non è difficile strappare il risultato. Ecco, però non è stato un Notaresco brillante. Non è stato un Notaresco brillante, ma incisivo, e forse, come posso dire, siamo riusciti anche a mascherare queste nostre debolezze che oggi forse sono un po' uscite su questo campo. Senti, nell'inconscio ci può stare questo discorso della gestione del vantaggio, visto che avete questo ampio margine? No, noi assolutamente non pensiamo al Matelica, non pensiamo al campo basso, ma pensiamo partita per partita. Guardiamo a noi, perché comunque noi sappiamo e noi siamo artefici del nostro futuro. Senti, dopo la sconfitta col Campobasso però avete riguadagnato dei punti dal Materica, questo è un bel segnale. Questo è un segnale, perché non è mai facile rivincere dopo che si è persa una partita. Noi l'abbiamo fatto e abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Senti, la tua stagione dal punto di vista personale come la valuti, come ti senti? Io non voglio valutare la mia stagione, so di posso essere utile per il mister, posso essere utile per la squadra, e fin quando il mister mi darà fiducia proverò con tutte le mie forze a ripagare questa fiducia. L'ultima, meglio dietro le punte o meglio esterno? Meglio esterno. Questo era anche il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete appena visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prossimo aggiornamento con il TG6 alle ore 19. Per il momento io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.